ovviamente felicissimi di ospitarvi in questo centro culturale, felicissimi della bellissima idea che state concretizzando, che in realtà credo possa essere definita la realizzazione di un'idea, ma di un sogno anche di Pinuccio, e ogni volta che questo avviene credo che sia un motivo di soddisfazione per tutti. Noi anche come Città di Cagliari, tu lo sai, adesso a questo punto credo che si possa già una bella notizia a parlarne, stiamo cercando di fare in modo che Pinuccio continui a vivere tra di noi, che gli venga tributato l'onore che merita per tutto quello che ha fatto per la Sardegna, ma io sono particolarmente riconoscente per quello che ha fatto anche nell'ultimo periodo della sua vita per la nostra città. Quest'anno è l'80° anniversario della morte di un altro grandissimo figlio della nostra terra, Antonio Gramsci, e collaborando, interloquendo con i figli di Pinuccio Sciola, stiamo per raggiungere un grandissimo risultato, cioè quello di innalzare nella piazza dedicata ad Antonio Gramsci, nella piazza Gramsci, una scultura che nel 2014 Pinuccio realizzò proprio pensando ad Antonio Gramsci e al dramma della carcerazione che poi finì per condurlo alla morte. Siamo alle battute finali, fare queste operazioni ha una sua complessità, però credo che uno per uno abbiamo salito tutti gli scalini e adesso siamo proprio alla vigilia della, diciamo così, della installazione di questa importante scultura, che credo che possa essere motivo di orgoglio per tutti, perché mettiamo assieme due grandi della nostra terra, Gramsci e Pinuccio Sciola, con tutto quello che rappresentano. Io quindi lo farò poi al momento opportuno, anzi in realtà l'ho già fatto, però poi lo ripeterò al momento opportuno, però voglio ringraziare moltissimo la famiglia Sciola, i figli di Pinuccio, perché hanno capito l'intenzione dell'amministrazione e assieme credo che stiamo riuscendo a realizzare una cosa che resterà nel tempo, al ricordo di Gramsci, ma anche al ricordo di chi ha concepito una scultura che a mio parere è bellissima. Un evento particolare, Sant'Arte. Stamattina Facebook salutava dicendo che con la gentilezza e l'amore si può cambiare il mondo. Questo è un qualcosa che Pinuccio Sciola, mio padre, ha promulgato per tutta la vita. E in questa occasione, peraltro anche il compleanno di nostra sorella Chiara, è una giornata quindi particolare per noi, anche emozionante, perché presentare Sant'Arte è una parte finale, una finestra di un lavoro che ha impegnato la famiglia, le istituzioni, il team che ha collaborato con noi, artisti e professionisti, per creare un evento nuovo. Nasce da un'idea di Pinuccio Sciola che vuole festeggiare l'arte. L'arte nelle sue forme, nella sua espressività, nella modalità di renderla pubblica, come è stata sempre l'idea del paese museo, un paese, cioè un museo fuori dalle quattro mura di un edificio, ma reso fruibile a tutti. Qua abbiamo anche i rappresentanti delle alcune istituzioni che ci hanno supportato in questo momento. Ringraziamo l'assessore Paolo Frau per la disponibilità e averci ospitato in questo luogo, il sindaco Enrico Cordu di San Sperate e la professoressa Frongia per l'università, che curerà la parte scientifica del weekend di Sant'Arte, perché è un weekend che coinvolge le istituzioni, gli artisti, il popolo, con un taglio di presentazione sia istituzionale che scientifico, perché il lavoro che facciamo è un lavoro che parte oggi ma che ha una visione di un futuro importante, sia la parte appunto di coinvolgimento artistico. Fondamentale, le opere sono belle e non serve nessuno che le spieghi.
Forse il vero patrimonio di Pinuccio è proprio questa sua grandissima filosofia di vita. E la nostra missione è quella di tramandarla, appunto, non tenerla per noi, quindi tramandarla alle ragazze che lavorano, quindi a loro modo poi tramandano agli altri, perché non finisca mai questo grandissimo rapporto con la terra, con il territorio, ma soprattutto con la natura e con le persone uguali tutte. E Sant'Arte nasce così, con grandissimi problemi per quanto riguarda anche l'utilizzo delle strade, come sa benissimo il sindaco. Quindi nasce anche dentro le case che aprono le porte e allora ospitano gli artisti, le performance, i reading. E da oggi inizierà a girare finalmente il programma, sono 3 giorni veramente pregni. Dopo diciamo, il primo intervento del coordinamento scientifico dell'Università di Cagliari, il venerdì 29 si partirà con una parata. Sono tanti gli artisti di strada che vengono dalla regione, dalla nazione, ma non solo, quindi arrivano tantissimi artisti e cammineremo nelle strade che segnano il percorso di Sant'Arte, il paese museo, bagnandoci i piedi nella vernice, come fece Pinuccio quando insegnava all'artistico, no? Iniziò a camminare tra le 2 sedi dell'artistico in via Manno, via Garibaldi, con i piedi pregni di vernice, la polizia dietro. Quindi cerchiamo di riprendere quella sua filosofia anche un po' rivoluzionaria. E poi cosa faceva Pinuccio? Un po' come Maria Lai tesseva. E quindi questi rapporti sono quei rapporti delle persone e degli artisti che arrivano da fuori e ci aiutano, perché forse il vero grande patrimonio di questo festival sono proprio le persone che collaborano tra di loro, e quindi già loro da soli fanno tantissimo e permettono anche a chi arriva di partecipare, senza dimenticarci mai che la protesi più importante che abbiamo nel corpo sono le mani, e quindi iniziare ad utilizzare veramente tutto il corpo e la mente. Il team...